Ciao a tutti ragazzi, sono il Logitech e bentornati nel mio canale e bentornati con un nuovo video di Total War Attila. Questa volta non voglio continuare la campagna, bensì volevo farvi vedere un paio di cose. Innanzitutto la mod che ho installato, Radius Total War, assieme a altre 2-3 mod, tipo la telecamera più vicina e più lontana sia per la campagna che per le battaglie, miglioramento degli effetti dell'acqua. E degli altri adesso non mi ricordo. Poi un'altra cosa volevo farvi vedere che ho comprato l'espansione L'era di Carlo Magno e volevo darci un'occhiata assieme a voi. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Abbiamo queste fazioni qui. Iniziamo dalla prima che è il Regno di Carlo Magno. Allora, leader Carlo Magno, religione cristianesimo. Si inizia con un bel po' di territori, tra l'altro. Abbiamo l'ovest della Francia, il nord e la parte ovest della Germania, nord-ovest. Sfida iniziale difficile. Poi, Regno delle Asturie. Quindi qua siamo al nord della penisola iberica. Leader della fazione Aurelio e religione cristianesimo. Abbiamo pochi territori. Sfida iniziale facile. Interessante. Poi, gli Avari. E Avari, leader Szabir e religione Tengrismo, che mi sfugge esattamente cosa sia al momento. Difficoltà, sfida iniziale normale. Quindi siamo più o meno nella zona dell'Ungheria, credo. Austria-Ungheria, impero austro-ungarico. Beh, sì, siamo in questa zona qui. Qui c'è la Croazia. Che cazzo di paese è questo? Bzeged? Zagabria? Boh, non so. Poi, Emirato di Cordova. Qui ne abbiamo gli Umayyadi, leader della fazione Abd el-Arman, e religione Islam. Questi possiedono un bel po' di territori, quasi metà della penisola iberica. Siamo nella parte sud, sud-est. Capitale Cordova, sfida iniziale normale. Poi, il Regno dei Dani. Allora, leader della fazione. Tipico nome del nord, Siegfried, religione paganesimo, sfida iniziale difficile, e capitale Ride, o Ribe. Questa cazzo di scrittura qua ho sempre problemi a leggerla. Poi abbiamo il regno dei Lombardi, leader della fazione Desiderio, religione cristianesimo, e beh, capitale Pavia, abbiamo il nord dell'Italia come nostro territorio. Ci manca solo questo pezzetto qui, parte del Veneto, che probabilmente appartiene a una fazione qua sopra. E sfida iniziale normale. Questa è la fazione con cui vorrei iniziare, però guardiamo anche le altre. Regno di Mercia. Quindi qua siamo nella Gran Bretagna. Allora, leader della fazione Offa. Religione cristianesimo. Ci troviamo a Lichfield o Lichfield? Questa cazzo di scrittura non riesco a capire certe parole. Sfida iniziale facile. Anche questo non è malvagio come fazione. Poi abbiamo Westfalia, i tedeschi. Westfaliani, comandati da Widukind. Religione paganesimo. Sfida iniziale difficile. E ci troviamo a Osnabrück. Abbiamo solo due regioni. Allora, questa è la piccola panoramica di queste fazioni, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Io direi di iniziare con i Lombardi, visto che siamo italiani e iniziamo in Italia, vediamo di conquistare tutto, porca miseria. Voglio tutta l'Italia. Introiti più 200 al tributo degli stati fantocci. Costo di reclutamento meno 10% per i mercenari e meno 10 anche per il mantenimento degli stessi. Poi leve dello stato tributario fantoccio più 3 di ogni tipo di unità. Ok, abbiamo dei bonus per quanto riguarda i mercenari, insomma. Buono, dai, direi che possiamo iniziare la campagna, vediamo un po'. Guardiamoci anche il video. In silenzio.
nato prima di te. Cresciuti dal nulla. Uomini che hanno messo a rischio ciò che amavano per guidare con passione e virtù e per ispirare il popolo. Credi di essere diverso? Scelto. Chi ti ha dato il diritto di regnare? Non è stato il popolo. Non è stato Dio. Sei stato bellissimo video e bellissime musiche, come al solito. Vediamo un po' l'introduzione, la campagna. Secoli all'avversità e ne sono emersi ancora più forti. Tuttavia, la penisola c'è un leggero lag. e dovrai agire per affrontare tutte le minacce. Devi consolidare il controllo della penisola italica. Spoleto e Benevento devono riconoscere il tuo potere, che sia tramite la sottomissione o la distruzione totale. Distruzione totale. Inoltre, lo Stato Pontificio cresce con impeto e audacia, fomentato dall'alleanza con i Franchi. Occupa delle terre preziose della penisola, quindi dovrà mettersi al tuo servizio in un modo o nell'altro. Più a sud, il tema di Sicilia continua a esaudire i piani dei bizantini che desiderano rivendicare il perduto impero romano. Segui con cura ciò che accade lì. I Franchi, potenti ma divisi, rappresentano la minaccia maggiore. Se si consolidano, saranno in pochi ad opporsi al re Franco. I nemici ti circondano, ma i Longobardi hanno resistito a tempeste peggiori. Combatti a testa alta contro il mondo intero. Perfetto, allora qui inizia la nostra campagna. Vabbè, qua non c'ho palle di leggere, sinceramente. Missione assegnata. Consolida il tuo impero livello 3. Tesoreria più 5.000. Vediamo un po' subito qui. Ordine pubblico, direi di fare subito ordine pubblico che non si sa mai. E buono, dai, vediamo un po'. Questo cos'è, una spia? Dove possiamo mandarlo? Vediamo qua. Nizza. Qui cosa c'è qua? Francia. Ok, c'è un bel po' di territori. Ah, c'è Venezia. Cazzo, è la mia regione questa. Non c'è un modo per poterla usare. Mi piacerebbe dominare il mondo con Venezia. Mandiamolo qua a Nizza, vediamo un po'. Giusto per gironzolare. Velocizziamo. Ok, quanti eserciti abbiamo? Uno solo? Madonna, che scarsi. Ah, possiamo anche potenziare subito. Potenzia. Io potenzio. Ok, importante. Vediamo un po' come città, come siamo messi. I servizi sanitari sono bruttini qua, eh. Bologna più uno di felicità. Siamo un po' messi male. Allora, io credo che mi convenga costruire un'unità qui a difesa di Aquileia, perché siamo praticamente siamo isolati dai nostri territori.
Vediamo un po'. Uno stratega. Ok. Facciamo anche un paio di unità e via. E niente, poi quante unità posso costruire ancora? Dieci eserciti, madonna. Ravenna, che è una bella capitale grande. Cosa vuol dire patrono? Fantino, mercante. Allora, ho avuto una piccola interruzione. Riprendiamo. Stavo dicendo a Ravenna che sarebbe da costruire un esercito. Allora, il patrono ricchezza più 10. Ah, interessante questo. Cavalleria. Ok, dai, facciamo questo. Fantino qua. Mono. Ma che nave? Anche qua facciamo due unità giusto per difesa. Quindi adesso abbiamo uno qui e uno qui. Potrebbe servire anche al cazzo Spoleto. Roma. Nizza. Vediamo un attimo come siamo con la diplomazia, dai. Diamo un'occhiata. Allora, Provenza. Hanno tre regioni, quindi sono abbastanza potenti. Direi di fare accordo commerciale? Buono. Repubblica di Venezia. Me la voglio tenere amica. Potremmo fare un accordo commerciale. Ok, intanto. Croazia. Croazia. Anche qua c'è un accordo commerciale. Minchia, guarda la Sicilia, quanti territori che c'ha. No, 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 ho sbagliato. Accordo commerciale. Ok. Possiamo fare un bel po' di accordi commerciali. Ducato di Benevento cos'è? Transito militare, è un tuo stato fantoccio. Ah, è un stato fantoccio. Benevento e Spoleto. Buono. Buonissimo. Quindi sai cosa? Andiamo a Roma. Andiamo verso Roma. Spoleto e Benevento. Anche bello potente Benevento. Guarda quanta roba che c'ha. Dovremmo attaccare la Sicilia, i siciliani. Il papato non sarà facile. Posso costruire qualcosa? Vediamo. Mi sa di no. Pochi soldi. No, niente. Beh, lasciamo stare. Casomai qui, vediamo. L'esercito. Ah, sì, costruiamo un bel esercito forte. Ad esempio, manca uno di questi. Questo cos'è? Reclute lombarde. Inquirili conclave lombardi. Con ascia. Allora facciamo cavalleria. Questo cos'è? Lancieri reclute. Ne abbiamo già due. Facciamo uno di questi, dai. Vediamo un po' come sono. E passiamo il turno. Ah, governatore. Il governatore in Lombardia, sì. Statista questo, Lombardia, ok, perfetto, facciamo così, un editto ancora, un editto, vediamo un po', cibo, cibo e crescita, un altro governatore, ma non ne ho, quindi non posso fare niente, passiamo il turno lo stesso, dai, via, vediamo un po' che cosa accade. Dai,
Intanto ho fatto un po' di accordi commerciali che mi portano un po' di introiti. Missione assegnata. Occupa le province del Friuli, Lombardia, Benevento, Grave Sicilia, bla bla bla, escludendo la città di Roma. Cioè, non posso attaccare Roma? Fotte sega. Allora, abbiamo 6.000, minchia, più 5.000 per turno, buono. Dai, 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 verso Roma. Veloce, veloce. Ok, vediamo un po', un attimo il controllo delle primazie. Allora, i siciliani non sono tanto miei nemici. Questi sì, perché non vogliono essere i miei stati fantocci. Lo stato pontificio. Provenza. Facciamo un accordo. Non si può? No. Ok, non si può. La Croazia, voglio tenermela amica perché questi potrebbero essere pericolosi. No, aspetta, controllo un'altra cosa. Regno di Carlomanno. Fanculo. E Carlo Magno. Bastardi. Ok. No. Verona. Tre eserciti dovrebbero bastarmi per adesso. Allora, qui abbiamo più 9 di felicità e 32 di cibo. Quindi non serve costruire niente. Qui. Più 5, qui sì, Siena, dovevo migliorare Siena. Allora, qua consumo cibo, ma non è un problema perché poi posso fare il vigneto che mi dà un cazzo, mi dà ordine pubblico, però non mi dà cibo. E dovrò costruire qui allora dopo. Vabbè. Aspetta che c'ho ancora 2000, ma non posso fare più niente se non migliorare questo. Sblocca l'allenamento di Wow, lancieri, predatori, guerrieri, conclave, spadaccini, di Gastallo, lancieri, arcieri, scavalcatori. Ma sì, dai, facciamolo. No, non c'ho soldi, non c'ho schei. Andiamo avanti, vediamo un po'. Attenzione. Va bene, dai, per adesso ci sta. Voglio essere tranquillo, costruire le mie infrastrutture e avere una solidità economica. Poi fare dei bei eserciti e dopodiché possiamo iniziare a spaccare tutto. Ok, guarda quanta roba che posso fare qui. Squallore. Crescita più 5. Per migliorare. Per togliere squallore, cazzo devo fare? Corte reale. Crescita, mura. Questa la costruisco perché è molto, molto importante. C'è ancora 1500. Potrei fare. Ma fare niente. Devo pensare a potenziare un po' le mie truppe qui. E qui. Nell'orlo esterno. Perfetto. Andiamo qua. Posso costruire nulla. Allora, continuiamo a passare il turno, vai. Vediamo se riesco poi a reclutare un altro governatore. Ci sono un bel po' di. Buono! Abilità più 1, integrità. Non male. Una bella donna. Accetta, così possiamo diventare anche dei buoni alleati. Tanto la Provenza non è una regione che mi interessa, quindi potremo mantenere un'alleanza molto importante. Questi sono stato fantoccio de.
Carlomanno, magari potrebbero ribellarsi a loro, unirsi a me. Facciamo una cosa del genere, vediamo un po'. No, non posso. Ok, niente. Va bene, dai. Abbiamo altri 5.000, qua andiamo di 5.000 in turno, quindi è perfetto per potenziare bene le proprie città qui all'inizio. Allora, facciamo questo, mi dà un bel po' di ordine pubblico e anche un po' di soldi. 1.800, vediamo se posso reclutare... Zacchete, sì, ne ho. Politico, patrono e stratega. Allora, politico, questo cosa fa? Influenza personale, patrono, ricchezza. Oh, questo è buonissimo. Più 10 agli istituti culturali, ricchezza. Friuli, esarcato e Roma. Dai, mettiamoci nel Friuli. Ok, e emaniamo anche l'editto. Ah, vedete? Questa è la telecamera che ho installato in più, ti permette di zoomare tantissimo da vicino e molto da lontano per avere una visione più larga del proprio territorio. Allora, facciamo lo stesso editto anche qui, che secondo me è uno dei migliori. Poi facciamo un altro di questo, uno di questo. E basta. Passiamo al turno. Potrei, ma no. Non adesso. Tanto lui si avvicina verso Roma. Eccoci qua, siamo arrivati a Roma. Così possiamo curiosare e vedere cosa hanno. Sovrappopolazione, pace negoziata, ok, va bene, bravissimi, complimenti. Oh, buono. Per adesso non farei esercito, mi vorrei concentrare più che altro su queste cose qui, che mi dà un bel po' di denaro, il che non fa mai male all'inizio. Tanto per resistere basta costruire degli eserciti abbastanza imponenti, quindi non è... un problema, io farei un altro di questo e basta qui. Ah, qui manca un arciere. Ok, e mentre qua siamo a posto. Oh, va bene. Ok. Qui. Vediamo un po'. Un botto di risorse, eh? C'ho veramente tantissime risorse, eh? Che costa un botto anche costruirle ste robe. Facciamo meglio costruire delle città rinforzate per ora. Vediamo se... Questo cosa fa? No. No. Ci sarebbe Grimald qua. Magari. Nell'esarcato. Dai, sì, dai, facciamolo via. Ok, anche qui stessa cosa. Ma per caso mi fa. Ah, sì, mi farebbe dare anche un altro. Ma non ne ho liberi, quindi. Passiamo bellamente il turno. Abbiamo un sacco di risorse nei nostri territori. Guarda qua, sale, pietra, olio. Buono, mi pagano anche, va bene. Via, non mi interessa. Allora, dicevo... Che Ravenna la vorrei potenziare assolutamente. Ok. E qui non posso più fare nulla. Va bene. Potrei costruire una flotta per caso?
Sì, sembrerebbe di sì, a Genova. Forse mi conviene, sai. Mercante, ad esempio, questo. No, però questo è. Stratega, astuzia, difensore. Capo squadra, integrità più uno. Facciamo questo, crea flotta. Che una flotta ci serve assolutamente. Facciamo tre barchette. Posso fare un'altra? Nave con arche. Beh, dai, lasciamo tre intanto, giusto per. Magari con questa andiamo a esplorare un po' di territori. Venezia. Potremmo diventare degli alleati. No, non vogliono. Vediamo un po'. La Baviera qua. Buono. Un'aggressione va sempre bene. Ok. Però adesso sono solo questi i territori che abbiamo. Ah, un'abilità. Governatore. Questo cos'è? Buono cazzo. Questo potrebbe essere interessante dopo, quindi sviluppiamo questo tratto. Buono, passiamo il turno e andiamo avanti, vediamo un po'. Dopodiché penso di salvare. Costruzione completata. Perfetto. Pavia diventa. Anzi, è già la nostra capitale, ma la faremo diventare immensa. Ok, dove posso. Genova e Pisa. Facciamo. No, facciamo Verona. Cittadina commerciale. Buono. Buono, buono, molto buono. Qui. Dovrei costruire un porto migliore. È un porto commerciale questo, tra l'altro. Pisa anche. C'è un peschereccio. Però c'è Ravenna che c'ha un cantiere navale. Ecco, qui posso costruire una flotta possente. Per caso anche Aquileia. No, non è sul mare. Niente. Passiamo il turno. Ah, aspetta che controllo anche com'è la fedeltà dei miei generali e governatori, se devo migliorarlo un po'. Allora, 8, 7, 9, 8, 10, 10. No, perfetto, allora non ho bisogno di fare niente. Questi però li vedo più come generali che come governatori, sinceramente. Eh? Lasciamo stare. Lasciamo stare. E Bologna, anche voi, cittadina commerciale. Perfetto. Dai, mandiamo costoro a navigare. E a Ravenna costruisco un'altra flotta. Questo non poca nulla, bla bla bla. Corpo a corpo, lo vedo più come abilità da terra. Capo squadra, facciamo capo squadra, dai. Ecco, vedi, possiamo costruire questo, questo, questo e questo. Buono. Passiamo il turno. Per adesso nessuno mi ha dichiarato guerra, non ci sono stati problemi. Abbiamo tutto il tempo per sistemare i nostri territori. Bravo, bravo! Com'è? Va bene, accetto volentieri. Matrimoni sono alleanze, cioè aiutano le alleanze in maniera esponenziale. E
poi Venezia e Nizza qui avrei i lati coperti da degli ottimi alleati. Quindi va benissimo così. Allora, quale altra città ho da potenziare adesso? C'ho queste due qui. Ok, facciamo Genova, dai. E dopo facciamo Pisa. Passiamo. Abilità. Chi è? Un governatore. Allora, tu subito qua e qua, come l'altro. Ok, passiamo il turno. Potenziamo anche Pisa e dopo finiamo qui, dai. È stato un episodio tranquillo, basato più sull'economia. Dove cazzo è? Eccola, Pisa. Ecco, abbiamo fatto qui. Abbiamo delle abilità. Allora. Pressione fiscale, influenza. Esperienza. Ok, facciamo questo e questo, dai. Dobbiamo avere delle truppe potenti. Allora, questi li ho già. No, dove cavolo sono? Questi li mandiamo un altro po' avanti. Tipo qua così. Intanto scopriamo qualche nuova civiltà. Con loro andiamo da questa parte invece e facciamo tutta questa costa, la Grecia, eccetera, eccetera. Buono, allora io direi di concludere qui questo primo episodio con la nostra nuova fazione dei Lombardi. E spero vi sia piaciuto il video. Naturalmente faremo un po' questo e un po' l'altro, quindi entrambe le campagne le portiamo avanti, non abbandono l'altra che era anche diventata interessante con tutte le guerre nella penisola qui iberica. E buona, vi saluto, spero vi sia piaciuto, commentate e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti dal vostro Illogitech.